Meleagro era figlio del re di Calidone ed era ancora un bambino quando sua madre ricevette la visita delle Moire, le dee del destino. Avevano una triste notizia per Altea, regina di Calidone. Dissero che suo figlio avrebbe avuto una vita breve. Quando la legna nel camino avrebbe smesso di bruciare, suo figlio sarebbe morto. Disperata, la regina tolse la legna dal fuoco con le proprie mani e spense la fiamma che la consumava. Altea rinchiuse il pezzo di legno in un baule, sperando che non accadesse nulla a suo figlio. Meleagro divenne un giovane forte e sano. Tuttavia, un terribile cinghiale stava devastando la regione di Calidone. Il cinghiale era stato inviato dalla dea Artemide come punizione per re Oineo, per non aver compiuto i sacrifici dovuti alla dea. Meleagro chiamò a raccolta gli uomini più coraggiosi della regione e partì per dare la caccia al cinghiale. Tra loro c'erano Castore, Polluce, Giasone, Teseo e gli zii del principe. Ma tra loro c'era anche la bella Atalanta, una cacciatrice di talento, con un coraggio invidiabile. Quando la vide, il giovane Meleagro si innamorò immediatamente. Durante la caccia, il ragazzo cercò di avvicinarsi ad Atalanta, ma fu costantemente interrotto dagli altri cacciatori. Il gruppo trovò una traccia che li condusse alla tana del mostruoso cinghiale. I cacciatori decisero di preparare delle trappole per catturare l'animale. Uno dei cacciatori si avvicinò all'ingresso della grotta con una torcia, ma poco dopo essere entrato nella tana della bestia, lanciò un grido di orrore, dando l'impressione di essere stato assalito dal mostro. L'enorme cinghiale infine emerse e tutti rimasero sbalorditi. Le reti preparate dai cacciatori non riuscirono a trattenere l'animale, che sfuggì ai suoi inseguitori. Montando sui loro cavalli, si lasciarono alle spalle l'animale. I cani da caccia morsero l'animale sui fianchi, ma questi, furioso, uccise il capobranco con le sue zanne. I cacciatori scagliarono frecce e giavellotti contro il grande cinghiale, senza successo. Ma con il prolungarsi del combattimento, la bestia cominciò a rimanere senza fiato. Atalanta scoccò una freccia direttamente nell'occhio del mostro, che ululò di dolore. Meleagro esultò al grande colpo della sua compagna di caccia, che ricambiò con un sorriso. Stanco, l'animale rinunciò a fuggire. Si fermò e cercò di spaventare i cani che lo inseguivano. Meleagro smontò da cavallo con la sua lancia in pugno, avanzando con cautela verso l'animale. Quando individuò l'occasione perfetta, attaccò il cinghiale con la sua lancia. Il colpo fu letale e l'animale cadde in agonia. Il principe sguainò la spada e tagliò la testa del cinghiale. Meleagro consegnò la testa della bestia come regalo ad Atalanta. Ma nell'assistere a quella scena, suo zio si indignò e afferrò la testa dalle mani di Atalanta, dicendo che i trofei non erano per le donne. Meleagro si infuriò e, agendo di impulso, conficcò la sua spada nel ventre dello zio. Anche l'altro zio, cercando di vendicare il fratello, fu ucciso dal ragazzo ormai pazzo di collera. La notizia arrivò a palazzo e la regina, inorridita dall'atteggiamento del figlio, decise di gettare la legna nel fuoco. Poi maledì suo figlio per aver commesso quel crimine contro la sua famiglia. «Che tu sia dannato, figlio mio! Pagherai per i crimini commessi contro la tua famiglia!» Disperata, afferrò un coltello e si trafisse al cuore. Lontano da lì, Meleagro cominciò a sentire terribili dolori al petto e cadde tra le braccia della sua amata Atalanta. Ella vide il giovane agonizzare improvvisamente tra le sue braccia.
Quando le fiamme ebbero consumato tutta la legna, Meleagro esalò il suo ultimo respiro e partì per il regno di Ade.